Signore e signori, buonasera. Eccoci a un'ulteriore puntata di Giallo Pistoia TVL. E oggi è una puntata a cui teniamo particolarmente perché abbiamo un ospite di eccezione. Non abbiamo uno scrittore di gialli, almeno se ogni tanto cambiamo, ma abbiamo un leggo in modo di non fare errori, un docente di antropologia culturale e insegnante di storia della criminologia a Torino, torinese anche se di antiche origini toscane, ma la parlata sentirete è puramente torinese, in quanto poi lui è nato a Torino, se ne parlava ora. Allora, per i curiosi di origine sono di Massa Marittima, quindi ci leviamo subito il pensiero. Detto questo, e oggi vogliamo parlare un po' di un qualcosa che è al di là di quello che facciamo normalmente. Cioè noi normalmente parliamo di scrittori, di gialli, e quindi di storie che loro create, inventate, storie riprese dalla realtà o meno, ma sono sempre storie trasferite su carta, con tutti gli annessi e connessi del trasferimento su carta. E oggi appunto insieme a Maurizio Gori, che ovviamente è con me, e che oggi fa anche lui forse un tuffo nel passato, certo. Perché avendo parte della polizia per tutta la sua vita professionale, quindi ritorna un po' alle origini, al di là del libro, al di là della prima della pagina, cioè quello che avviene poi nella realtà. Perché noi parliamo oggi di storia della criminologia e dei metodi investigativi, quindi libro, saggio, non lo so, poi lo dirà lui come lo vuole definire. Diciamo è scritto in maniera che, ma non per dare addosso ai saggi e cose, molte volte sono abbastanza o noiosi o comprensibili solo agli addetti ai lavori. Questo invece è anche scritto in maniera abbastanza che si legge diciamo fluidamente, si legge velocemente e ripercorre tutto un certo cammino, e addirittura parliamo dall'Antico Testamento e arriviamo ai giorni nostri, di quello che un po' è la realtà, che poi molte volte viene trasformata nei romanzi di cui noi normalmente trattiamo in questa trasmissione. Maurizio Gori. Massimo Centini, Massimo, ma come ti sei avvicinato a questa materia, che non è ovviamente oggi casomai particolarmente diffusa, ma da quando hai iniziato gli studi certamente non era così popolare come oggi? Allora, buongiorno, intanto grazie dell'ospitalità, mi fa piacere essere con voi e rispondo alla domanda. Io mi sono avvicinato perché ho fatto la tesi su Cesare Lombroso. Allora, Lombroso è stato un po' l'anello di congiunzione, no? Tra una dimensione esclusivamente antropologica e quella criminologica. Ai miei tempi c'era ancora antropologia criminale come materia, oggi non esiste più naturalmente. Io mi sono occupato moltissimo degli aspetti più antropologici che eminentemente criminologici o criminalistici, no, su Lombroso, quindi il suo interesse per quello che costruivano i carcerati, per esempio, il tema del tatuaggio, cioè mi sono occupato di aspetti in qualche modo visivi e da lì è nata poi anche una possibilità didattica. Infatti io nei master dove ho lavorato ho sempre solo ed esclusivamente insegnato storia della criminologia, non essendo un operativo, non essendo uno psichiatra, non ho mai insegnato metodi o altre cose. E quindi diciamo che con gli anni poi uno ha ampliato quel suo patrimonio di conoscenze eminentemente storiche. È colpa di Lombroso, no? Mettiamola così. Senti, tu hai percorso, diciamo, la storia, come diceva prima Giuseppe, fino dagli albori, dalle prime, diciamo, indagini, se così si vuol parlare. Addirittura tu giustamente parti nel titolo dall'impronta digitale, perché nel tuo libro si scopre che queste impronte digitali risalgono addirittura ai babilonesi, se non sbaglio. Sì, diciamo che
come dire, le piste sono sostanzialmente due, no? Una è quella prettamente giuridica, se noi ripercorriamo il passato, da Caino Abele in poi vi è un interesse da parte di tutti gli uomini dell'antichità per gli aspetti giuridici, cioè come dobbiamo punire una persona che ha commesso un certo crimine, eccetera. E poi quello tecnico che si sviluppa in momenti più recenti. In alcuni casi si trovano frammenti anche nell'antichità. Si citava appunto il mondo della Mesopotamia, dove per la prima volta noi troviamo indicato il metodo delle impronte digitali, certo non quello di oggi, no? Ma come traccia, come firma indelebile di qualcuno. Ecco, e tutto questo io credo che sia proprio l'origine della criminologia, l'interesse per gli strumenti, i mezzi che consentono di avvicinarsi a un determinato fatto, cioè scoprire il colpevole, detto in parole molto povere e molto elementari. E l'impronta ha questa antichità, poi sarà poi certamente strutturata e organizzata in modo poi più scientifico dall'Ottocento in poi. Ecco, oggi avvengono forse anche troppi delitti, troppe cose. La cronaca nera è diventata effettivamente una protagonista della giornata. Basta cominciare la mattina alle 6 o alle 7, secondo l'ora in cui uno si sveglia, dai televisori alle prime notizie, anche online dei giornali, c'è sempre dei fatti di sangue. Per esempio, un fatto di sangue che questi giorni ha colpito molto è stata la uccisione di tre donne, quindi la caccia al colpevole, quindi il serial killer, viene subito un nome che oggi colpisce molto, ormai è usato usualmente. E questo lo dico perché, tutto sommato, a un certo momento, in una delle quarte di copertina, dice che alla fine, poi, questo libro a cosa vuole rispondere? A tre requisiti fondamentali: chi, come e perché. E tutto sommato, se noi lo applichiamo a questa dalla realtà, chi per alcuni giorni di queste donne uccise, di due delle quali ancora non sappiamo neanche l'identità, o perlomeno non la vanno a sapere, come e come vengono commessi i delitti, e il perché è un'altra risposta che viene data. Ecco, qual è poi l'approccio? Ecco, passando dalla teoria che può rispondere benissimo a questi requisiti, poi del resto è quello che poi fanno gli investigatori sul campo, a quello e poi che avviene? Cioè, la teoria quanto si può applicare alla pratica di quello che avviene? Ora, se fosse parlasse di un libro, diremmo, come sempre, che la realtà è molto peggiore di quella che è la fantasia di un qualsiasi scrittore. Ecco, che ne pensi te? Come l'ha impostato questo tipo di rapporto? Allora, il metodo è sostanzialmente strutturato in due grossi ambiti, no? Vi è la criminologia e la criminalistica. Mentre la criminologia si occupa di studiare che cos'è il crimine, quali sono le motivazioni, elabora degli strumenti, dei metodi sia applicabili al soggetto, al criminale, che ai metodi di indagine, la criminalistica è quella che applica questi metodi sul campo per cercare il colpevole, detto in parole molto povere, no? Io faccio sempre l'esempio agli studenti del medico che fa il ricercatore e il medico della mutua, no? Allora, il medico ricercatore studia nuovi farmaci, nuovi metodi di indagine a 360 gradi, ma magari non ha mai preso la pressione a un paziente, magari non è mai andato a toccare il polso, a fare qualcosa su un paziente. Il medico della mutua applica questi strumenti del ricercatore per curare. E qui abbiamo esattamente la stessa cosa: la criminologia studia i metodi perché l'uomo è portato a commettere il crimine e elabora sistemi di indagine, la criminalistica li applica
la scientifica che vediamo spesso alla televisione o, ahimè, nei film, con un'enfatizzazione che allontana molto, no, da quella che è la realtà. Quindi questo è il binomio determinante. E quindi quando si dice criminologo non si intende tanto uno che va a cercare il colpevole, ma uno che studia il crimine, quindi studia anche i comportamenti criminali. Poi ci sono le varie specializzazioni. Io lo dico sempre, la criminologia è un collettore dentro il quale arrivano tantissime altre scienze che in modo diverso, con strumenti diversi, eccetera, contribuiscono appunto alla crescita e a rispondere a una domanda fondamentale: chi è il criminale? Prima ancora di che cosa fa, quali strumenti adotta, eccetera. Chi è? Ecco, questa è la grande domanda che esiste probabilmente da Caino Abele. Senti, nel tuo libro ci sono tante posizioni molto interessanti. C'è una cosa che mi ha colpito, la estrapolo, ma perché non vuole essere proprio provocatoria. Tu all'inizio dici: dobbiamo peraltro sottolineare che la presenza del limite risulta una necessità, tra virgolette, per il mantenimento dell'equilibrio. Infatti, con la repressione del criminale si determina un rafforzamento della coesione sociale. Questo mi pare un concetto molto importante che va all'origine anche di questi studi sul crimine. È un concetto della sociologia, non è mio, perché mi avrebbero crocifisso se avessi detto io oggi, no? Certo. È un concetto della sociologia dell'Ottocento che si è occupata molto del crimine, ma nell'ottica sociologica, cioè cercare di capire quali erano le motivazioni sociali che potevano determinare lo scontro tra categorie sociali diverse e quindi alimentare il concetto di crimine. Noi abbiamo la storia è molto articolata e complessa, no? Però in passato si pensava, con Lombroso, che l'origine del crimine fosse sostanzialmente biologica, era un problema del soggetto, no? Al di là del libero arbitrio. Poi vi è la chiave sociologica, appunto, quella che considera il crimine determinato, correlato all'ambiente sociale in cui vive il criminale o potenziale criminale. E poi l'aspetto psicologico, cioè le condizioni tipiche del soggetto in sé. Questi tre elementi oggi non sono più un'unica cosa, sono separati. Oggi non parliamo più di origine biologica del crimine, salvo casi di patologie gravi conclamate, no? Come nei serial killer, per esempio. In genere si usano questi due elementi, sociologico, di cui si diceva prima, e quello psicologico. Quindi il crimine, l'identificazione del criminale, in qualche modo, in una lettura sociologica, consente alla società, come dire, di mantenere un equilibrio, identificare il criminale a volte anche in modo sbagliato. Pensate al concetto di sbatti il mostro in prima pagina, diventa una sorta di ansiolitico culturale che consente di dire: ah, ecco, sappiamo chi è il criminale e quindi siamo tranquilli, il criminale è altro da noi, è diverso, ed è quello che in fondo è l'origine dell'antropologia criminale, in sostanza, questo concetto. Abbiamo solo un minuto e mezzo ancora per rimandare poi la parola alla regia. Tra l'altro tu dici anche delle altre cose interessanti, cioè soprattutto che alcuni fatti considerati crimini in alcune strutture sociali non lo sono per altre. Certo, il crimine è un concetto relativo, è correlato alla società, al tempo, alla cultura. Questo è un dato di fatto. Ci sono società nelle quali cose che noi consideriamo crimini, crimini non sono, e viceversa. O anche nella nostra, pensate al cosiddetto delitto d'onore, illo tempore rispetto ad oggi, no?
Quindi vi è una variante che è correlata all'evoluzione sociale e culturale della società che si analizza. Non può essere spalmata questo concetto. C'è un concetto della giurisprudenza che dice nullum crimen sine legge, se non esiste crimine se c'è una legge, se non c'è una legge che identifica tale cosa come un crimine. Perfetto. Giuseppe, una battuta tua prima di andare alla parola alla regia. Sì, no, la domanda la posso cominciare a porre, poi la risposta ce la dà nella seconda parte. Ecco, l'elemento umano in tutto questo, visto che te sei partito, diciamo, dagli albori dell'uomo, dalla nascita dell'uomo, si parlava dell'Antico Testamento, potremmo andare a Caino e Abele, se ne dice tante, c'è chi ha parlato della drammaturgia shakespeariana, e poi, ecco, l'elemento umano in tutti questi secoli, cosa poi alla fine? C'è un filo luce che lo lega o qualcosa è successo secondo le varie ere? Però la risposta la lasciamo un po' in sospeso, parola alla regia, ci vediamo tra qualche istante. Massimo Centini, con Storia della criminologia e dei metodi investigativi, è il nostro ospite con cui stiamo parlando. Parlavamo appunto un po' di storia e dei riflessi sull'uomo in tutti questi secoli. Quindi io ridò la parola a Massimo. Sì, io ringrazio la domanda di prima. Alla domanda di prima rispondo con i versi di Salvatore Quasimodo, no? In una delle sue poesie che si intitola Uomo del mio tempo, dice: uomo del mio tempo sei sempre quello della fionda, del bastone, della mazza, della lancia, eccetera. L'uomo in effetti è cambiato innegabilmente, ma alcuni aspetti sono rimasti assolutamente invariati. Ecco, quindi certo il crimine è sempre esistito e ahimè temo esisterà sempre. Sono cambiati i metodi per studiarlo, per conoscerlo, per soprattutto, che è il grande lavoro della criminologia, prevenirlo, ma sono cambiati per fortuna nella nostra cultura occidentale anche il modo di considerarlo, no? Quindi il rispetto al passato è evidente che oggi siamo più portati a fare a meno del crimine di quanto si poteva accadere in passato. Detto questo, non dimentichiamo che l'uomo spartisce con lo scimpanzé nano il 97,3% del patrimonio genetico. Quindi un pochino animali lo siamo, e siamo soprattutto il predatore peggiore che c'è sulla Terra, questo non dobbiamo dimenticarlo, no? Quindi l'elemento umano è fondamentale, ma l'elemento umano spesso riesce a passare in mezzo anche alla più piccola griglia, no? Perché in passato si pensava di poter generalizzare, dicendo tutti quelli alla Lombroso, no? Tutti quelli che hanno quella caratteristica sono criminali, quelli che non ce l'hanno non lo sono. Sarebbe bellissimo o bruttissimo, non so dare una risposta obiettiva in questo senso, ma non è così. Noi sappiamo che in molti casi criminali che compiono crimini efferati sono apparentemente delle persone normali, che vivono in ambienti normali e come tali non sono riconosciuti criminali. Ecco. Quindi l'elemento umano, diciamo che è la mina vagante in questo mondo, no? Molto spesso, grazie ai processi conoscitivi della criminologia in questo caso, certe cose si riescono già a evincere, però credo sia impossibile mettere lì una persona e senza conoscerne niente, nulla del suo passato, della sua vita, eccetera, poter dire questo è un potenziale criminale. Questo al momento non è possibile, forse secondo me per fortuna, anche se i neolombrosiani, soprattutto negli Stati Uniti, che tentano di riportare in auge
la metodologia lombrosiana avvalendosi anche della genetica, e sono invece sostenitori di questa tesi. In buona sostanza, il concetto di faccia da galera, no? Quello ha una faccia di un certo tipo, è sicuramente più criminale, potenzialmente criminale, eccetera. La fisionomica l'ha usata Lombroso e poi era partita da Aristotele, è diventata obsoleta. Oggi noi lo facciamo ancora, no? Di guardare le persone e dire, farci un'idea di come sono, però non lo diciamo perché è politicamente scorretto, insomma. Senti, un'altra particolarità tra le tante che emergono, c'è alcuni dati che tu poni all'osservazione del lettore, circa lo 0,85 omicidi ogni 100.000 persone, colloca l'Italia al 20° posto nella classifica europea. E poi tu parli di altri fenomeni criminali che oscillano, evidenziando anche la nascita di, per esempio, quelli commessi dalle bande giovanili. Ecco, questo dà un segnale anche della diversità, come dicevi prima, che va spalmata sulle società delle varie nazioni. Quindi sono aspetti molto particolari che vanno studiati con estrema attenzione. Soprattutto considerando il tempo e il contesto. Alcuni anni fa un quotidiano aveva fatto un titolo, secondo me, molto azzeccato, no? Commentando dei dati Istat sulla criminalità, e diceva: ne uccide più la famiglia della mafia, no? Ed era giustificato come titolo, perché se nei decenni passati le guerre, chiamiamole guerre, gli scontri, le battaglie, chiamiamole come vogliamo, tra le bande criminali, per esempio, o le azioni criminali della criminalità organizzata, determinavano un certo quantitativo di omicidi, di morte o di violenze forti, no? Pensate agli anni 70, per esempio. Oggi quest'asse si è cambiato, come dire, orientamento. Oggi la maggior parte dei crimini è definita crimine di vicinanza, crimine di promiscuità, perché molto spesso gli omicidi sono consumati tra persone che si conoscono. Per questo si dice, era titolato "Uccide più la mafia, pardon, la famiglia che la mafia", proprio per questo, perché il cosiddetto omicidio di prossimità è diffusissimo. Se noi pensiamo, su 10 casi, 7 sono commessi tra persone che si conoscono, spesso in ambito familiare, no? Come ci segnalano i dati, nell'ambito del lavoro, tra vicini di casa. Pensate che brodo di, lo dico ironicamente, che brodo di cultura del crimine è la riunione di condominio, per esempio. Spesso è origine di cose incredibili. Ecco, quindi è cambiato in questo senso, qui da noi, no? Diciamo nel mondo occidentale, e questo è un dato, appunto, che ci viene certamente dalla conoscenza dei fenomeni, ma ci fa anche riflettere proprio su come, come dicevamo prima, il crimine non possa essere ingabbiato, no? Come in linguistica, crimine, questo significa e questo è. Nella realtà ci sono tutta una serie di parametri che variano anche in funzione di, pensate all'uso che fanno alcuni giovani dei telefonini per filmare le azioni violente, certo. Ecco, pensate all'abuso di sostanze, all'abuso di alcol, che qui indubbiamente è inutile nascondersi dietro un dito, lubrifica la via verso il crimine, per il piccolo crimine, ma anche, ahimè, spesso verso crimini di maggiore spessore. Ecco, e in questo anche, diciamo, il lavoro degli investigatori
comunque direi che al di là di tutti i metodi scientifici che si possono svolgere dentro un ufficio, e ovviamente oggi sono tanti gli strumenti in possesso, comunque rimane, direi, importante anche la conoscenza del territorio, perché poi è parlando con le persone che si ricostruiscono certe dinamiche tra i soggetti per portare l'identificazione dell'autore del crimine. Certo, qualcuno ancora, diciamo chi proprio non è giovanissimo, ricorda ancora la conoscenza del vecchio maresciallo, no? Il maresciallo della stazione dei carabinieri, spesso, che conosceva i suoi polli in buona sostanza, no? Ma questo sì, è un'immagine, se volete, anche un pochino romantica, no? Che per certi aspetti ricorda anche Totò e Fabrizi in certi film, ecco. E indubbiamente quella cosa lì si è polverizzata oggi, ha ancora un senso nelle piccole località, indubbiamente, ma nelle grandi aree metropolitane, a loro volta scandite in sotto aree diversificate dal punto di vista sociologico, sociale, perché ci sono aree in cui specialmente per mancanza di servizi, per mancanza di tutta una serie di cose, alimentano un po', no, la microcriminalità. Quindi è un universo. Oggi quella figura lì, ahimè, è totalmente scomparsa. Esiste, come dicevamo, forse in qualche piccola località, e non tutte, ecco. E nel romanzo tracci varie cose. Di Lombroso se ne è già parlato anche della trasmissione. Lombroso è importante per l'Italia, ma penso sia riconosciuto a livello anche internazionale, di essersi applicato alla storia della cronologia. Ma quello che almeno che ho detto io dalle pagine, forse lui si è forse affezionato anche un po' troppo a quello che lui voleva dimostrare rispetto a quelli che erano le fisionomie, le facce dei personaggi, e quindi era una base per indicare chi poteva essere delinquere o meno, poi si può essere d'accordo o no. Ogni modo, era una tesi che è andata di moda del resto per molti anni, ripresa anche in molti romanzi gialli le sue idee. E poi alla fine, tanto non parliamo di cose, sì, imparentate col giallo, ma traccia addirittura un parallelo tra due personaggi diversissimi, ma che però hanno a che fare allora anche col tipo di ragionamento che stiamo facendo. Uno è il famoso uomo delle nevi, trovato misteriosamente nel ghiacciaio, scomparso, e l'altra addirittura Marilyn Monroe. Sì. Ecco, e quindi due personaggi diversissimi, ma che fanno vedere poi che nella vita tutto poi può avere un filo di collegamento. Sì, entrambe queste persone abbastanza lontane, no, nel tempo l'una dall'altra, e io le ho indicate, sarebbero migliaia, forse milioni. Sì, sarebbero milioni. Proprio per, come dire, certificare il grande ruolo della scienza nell'indagine sia della criminologia che della criminalistica. L'uomo di Similau è stato, a parte tutta la storia, diciamo tutta la valenza archeologica di questa scoperta, e anche un aspetto criminale ben preciso, nel senso che nel corpo mummificato vi era la punta di una freccia che ha leso dei vasi, cioè, insomma, quest'uomo è morto perché è stato colpito da una freccia, per dirla in modo semplice. Un omicidio, quindi, no? Che non sapremo mai lo sviluppo, chi, come, quando, eccetera. Però questo ci consente oggi la scienza. Con Marilyn Monroe abbiamo un'altra storia. Sì, è l'aspetto scientifico. È possibile che Marilyn Monroe sia stata uccisa con un overdose, ma al di là di questo
mentre la storia dell'uomo di Similao è semplice, no? Probabilmente un pastore dell'età del bronzo ucciso lassù, chissà, per qualche dissidio, per tentativo di furto, vatti a sapere. Qui abbiamo anche tutta una serie di elementi politici, pensate a tutto quello che è stato detto sui rapporti di Marilyn Monroe con i politici, con personaggi importanti, eccetera, eccetera. Ecco, quindi sono due mondi diversi collegati da questo desiderio di verità, no? Che è poi l'elemento fondamentale, conoscere la verità, conoscere l'origine del male per provare a circoscriverlo, che è una grande ambizione, forse continuerà a essere solo un'ambizione, non lo so. Certo che l'uomo di noi spesso siamo portati a vedere gli aspetti più brutti della vita, e non dobbiamo dimenticare che al mondo non ci sono solo fatti criminali, no? Ci sono anche tante cose fatte per la bontà, fatte per aiutare gli altri, fatte per assistere i sofferenti. Certo, un criminale che fa un'azione malvagia avrà tutte le televisioni, tutti i giornali, i talk show, gli approfondimenti, bla bla bla. E chi magari tutti i giorni salva vite in un pronto soccorso, spesso facendo turni massacranti, eccetera, eccetera, non avrà mai forse neanche una pacca sulle spalle. Ecco, questo è un po', se volete, ma io penso la risposta ce la dà anche la vita stessa. Ora però la risposta la rimando al terzo stacco, perché abbiamo concluso anche la seconda parte, e io ancora una volta la parola alla regia. Ancora buonasera di nuovo a tutti, a chi è già con noi da mezz'ora, a chi si sta unendo ora. Stiamo parlando di criminologia, metodi investigativi, un po' la storia, e ce la sta raccontando il professor Massimo Centini. Si stava parlando appunto che tutto questo poi ha un senso, in quanto nel mondo ci sono le cose brutte, ma ci sono anche quelle belle. Allora, proprio rubo un minuto io al nostro ospite. Proprio in questi giorni c'è il ringraziamento di una madre, la quale ha detto: io non so se sono stata una madre inusuale, una madre spropositata, una madre illusa. Questa signora aveva un ragazzetto di 14 anni che è morto in questi giorni. Questo ragazzo era praticamente immobilizzato e non poteva più muovere, quindi proprio la sua vita stava finendo, e lui se ne è reso conto. Lei ha lanciato un appello: scrivetegli, mandate a dire qualche cosa, mandategli delle foto, in modo che lui questo mese lo possa avere qualche cosa. E quello si vede, quello diceva prima Massimo, insomma, forse la risposta ancora oggi ci può essere, e forse bisogna conoscere anche il male per arrivare al bene. Più di 1 milione di persone hanno mandato messaggi e cose a questo ragazzo, e poi si è spento, ovviamente la sua sorte era segnata, però è bello anche dire che 1 milione di persone anonime, perché nessuno ha rivelato il nome, non ha detto, hanno risposto all'appello. Ora sgraviamo un po' la... Sì. Passiamo, Maurizio. Sì, e a questo punto abbiamo l'intervento di Stefano Cavalli, che come di consueto ha individuato un film che ben si inserisce nei discorsi che abbiamo fatto fino ad ora, ma che ci dà la possibilità, anzi, di sentire Massimo su alcuni particolari. Passo la parola alla regia per l'intervento di Stefano. Allora, per questa puntata di Giallo Pistoia, per appunto collegarmi con il titolo che è stato portato dall'autore, ho pensato al film Seven, un classico del cinema di profiling del 1995 di David Fincher, con due interpreti di grande rilievo che sono Morgan Freeman e Brad Pitt, che era, diciamo, aveva già avuto dei successi, però si può dire che era ancora alle prime armi, ecco, mentre Morgan Freeman aveva già una carriera ben avviata. Morgan Freeman naturalmente in questo film fa il detective con esperienza, Brad Pitt invece è il nuovo, e si trovano a indagare su un caso veramente veramente forte, su un caso molto difficile,
e il titolo appunto Seven suggerisce in qualche modo la linea che segue il serial killer, che è quello dei sette peccati capitali. Ovviamente il cinema americano esalta, come dire, le indagini, il modo di fare indagini del mondo statunitense. Chiaro, bisogna capire quanto c'è di vero nel modo che viene proposto in Seven, ma come in tantissime serie TV e in tantissimi film a stelle e strisce. Ovviamente parlando di serie, allargando un po' il discorso, pensiamo a serie molto molto conosciute come Criminal Minds, o pensiamo anche a Mindhunters, che è una serie stupenda che trovate su Netflix. E sempre tornando appunto nell'ambito del cinema, pensiamo a un film come Il collezionista con Morgan Freeman, oppure pensiamo a un altro grande classico del cinema come Il silenzio degli innocenti. Ovviamente, ripeto, c'è da capire, è un po' anche l'argomento del dibattere in questa puntata, quanto sia distante la realtà dalla fantasia e viceversa, ovviamente, in questi casi. Alcune curiosità che riguardano Seven ci sono sicuramente. Ad esempio, lo sceneggiatore ideò l'idea proprio di Seven quando si trovava a New York, e siccome non si trovava particolarmente bene nella Grande Mela, diciamo, l'ambiente lo stimolò a pensare a questo soggetto. Un'altra curiosità legata a questo titolo è sicuramente che quando il soggetto venne proposto a David Fincher, che in realtà era anche lui un po' a inizio carriera, però ebbe, come dire, anche la fortuna di avere fra le mani questo soggetto, bene, gli fu recapitato non la sceneggiatura definitiva, ma quella, diciamo, originale, quella che era stata pensata all'inizio con un altro finale. Nonostante questo, poi le cose sono andate decisamente bene, David Fincher ha preso parte a questo grande film, che poi curiosamente non è che ha, diciamo, fatto grandi risultati, anzi, scorrendo appunto la lista dei riconoscimenti, si vede che ha ricevuto soltanto un Oscar per il miglior montaggio. Negli anni però questo film è stato molto rivalutato, anche se poi in generale fu ben accolto, però ecco, è diventato un vero e proprio film di culto. Un film che gioca anche molto sull'introspezione, sul rapporto fra i due protagonisti, e proprio per questo motivo ci andiamo a vedere la sequenza in cui i due parlano e, diciamo così, in qualche modo si scoprono a vicenda. Tu fai della filosofia, mi dici queste cose. Guarda che se lo fai per prepararmi ad affrontare una sconfitta. Grazie, ma... Ma tu vuoi diventare un eroe. Vuoi diventare un campione. Guarda che la gente non vuole campioni. Vuole mangiare cheeseburger, giocare a lotto e guardare la televisione. E come ci sei diventato? Vorrei saperlo. Non ci si diventa da un giorno all'altro. Va avanti. Perché non riesco a continuare a vivere in mezzo a gente che abbraccia e coltiva l'apatia come se questa fosse una virtù. Non sei diverso, non sei migliore. Non credo di essere né meglio né peggio per niente. Anzi, io lo capisco, lo capisco totalmente. L'apatia è una soluzione. Insomma, è più facile stordirsi con qualche droga piuttosto che dover affrontare la vita. È più facile rubare quello che si vuole piuttosto che guadagnarselo. Sì. È più facile picchiare un figlio che educarlo. Diamine, l'amore costa impegno, lavoro. Si parla di gente che è mentalmente disturbata. Si parla di gente che è mentalmente fuori di testa, sì. No, no, sì, ma... guarda, no, oggi. No, no, qui, purtroppo si parla della nostra vita quotidiana. Poi tu guarda che non te lo puoi permettere di essere così ingenuo. Ma vaffanculo, dai. Sai, dovresti sentirti quando parli, davvero. Tu dici, il problema principale è che la gente se ne frega. Mm-hmm. E allora io me ne frego della gente. Capisci che non ha senso, lo capisci? Tu non te ne freghi? Giusta domanda, io mai. Allora tu cambierai il mondo. Non scherzare, il punto è che io non credo che tu molli perché sei convinto delle cose che dici. No, 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 credo che tu te ne voglia convincere perché molli.
Tu vuoi che ti dia ragione? Vuoi sentirmi dire sì, 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 quanto è vero, qui è tutto un casino. Questo è un mondo di merda, dovremmo tutti andare a vivere in una foresta sugli alberi. E invece no. E io questo non te lo dico. Io non ti do ragione. Non sono d'accordo. Neanche volendo. Allora, rientriamo da questa clip, da questo film Seven, un film di culto che ovviamente, se volete, potete recuperare in moltissimi modi, dal DVD, insomma, alle principali piattaforme. Ovviamente vi saluto, vi ringrazio per lo spazio e saluto ovviamente anche l'autore in studio e vi do appuntamento poi alla prossima occasione, alle prossime puntate. Bene, grazie a Stefano che come sempre ci dà contributi interessanti e possibilità di approfondire. Ecco perché io, Massimo, uno degli argomenti che tu evidenzi è proprio il rapporto tra letteratura, fiction, cinema e invece quello che è la realtà che viene portata avanti dai veri investigatori. Cioè, credo che tra l'altro, scusami la battuta se ti interrompo, ma questo libro qui credo che tanti che si avvicinano a scrivere romanzi gialli farebbero bene a leggerselo. E con questo credo di aver detto tutto. Grazie. E come ho sentito, tu hai un passato in polizia, quindi sai meglio di me come sia lontana anni luce la verità, la tetra, grigia, brutta, dura realtà rispetto a quello che vediamo alla televisione, no? Quando vediamo tipo CSI, per dire una che conosciamo tutti, no? Vediamo questi poliziotti super palestrati, bellissimi, queste donne investigatrici che sono appena state dalla parrucchiera, no? Vestite come se andassero a ballare, eccetera, che hanno una competenza impossibile, nel senso che guardano una macchia e costruiscono una biografia. Due, un'arroganza che può essere solo di chi non ha mai visto la strada, no? E quindi tutto questo ha illuso moltissimo molti giovani che si sono iscritti appunto hanno tentato una parte piccolissima ci riuscirà di specializzarsi in questa materia, no? Proprio perché l'illusione è quella lì, ma non è così. Prima parlavamo del male, no? Il crimine è male. I crimini sono parti anatomiche sbrindellate per terra, sono persone che soffrono, persone che vengono dimenticate, perché ci tengo a dirlo, si parla sempre del criminale, delle indagini e pochissimo delle vittime. La vittima diventa quasi un incidente di percorso, no? I giornali si soffermano sempre soltanto sul criminale. Quindi la realtà e la fantasia sono due cose molto diverse. Questo soprattutto per quello che riguarda il video, il cinema, la televisione. Nel romanzo il discorso secondo me è un pochino più alto, perché il romanzo implica intanto anche una dialettica diversa per poter coinvolgere il lettore e quindi l'attenzione per alcuni aspetti. Io penso sempre all'immortale Conan Doyle con Sherlock Holmes, no? Che a differenza di Edgar Allan Poe, per esempio, cura molto questi particolari investigativi e più con i piedi per terra, per dirla in termini molto semplici. Oggi molti autori, io premetto, non sono un grande lettore di romanzi gialli o noir o legati a queste tematiche, però per quel poco che ho letto da parte di alcuni vi è certo una certa attenzione, una certa conoscenza, anche perché alcuni autori hanno un passato come investigatori, come psichiatri, come persone che operano in qualche modo in ambiti dove il crimine c'entra, ma spesso si percepisce
un'enfatizzazione che non è radicata nella realtà, ecco. Quindi, come dire, facciamo sempre bene attenzione che cos'è la realtà, che è una cosa bruttissima, e quello che è invece il cinema. Seven, che prima veniva citato, un film in questo senso veramente vicino alla realtà, la descrizione dei crimini che sono truculenti, diciamo che è difficile trovare un criminale che faccia quelle cose lì, ne troviamo uno, un tot milioni, no? Però l'attenzione per la durezza, per la bruttezza del crimine è evidenziata con grande realismo in quel film, mentre Il silenzio degli innocenti, che è considerato, è un film cult assolutamente, però come credo potranno constatare tutti quegli sfortunati che per mille motivi si sono occupati di assassini seriali, sanno che Hannibal Lecter è una cosa e serial killer è un'altra, dal punto di vista della quotidianità della vita, ecco. Non ci sarà mai un serial killer vero che fa andare nella pentolina il cervello della vittima innaffiato con Bordeaux dannata e sentendo Bach di sottofondo con dei commensali a tavola. Questo nella realtà, per fortuna, non accade. Bene, Giuseppe. Sì, io credo anche, mi andrebbe aggiunto anche, non soltanto il cinema e la letteratura, che probabilmente ci marciano un po', ma anche la cronaca stessa. Ripeto, questi giorni siamo sommersi di fattacci, di cose brutte. Ecco, è un rischio che si corre, è quello di creare intorno a queste persone un alone che non se lo meritano poi alla fine. E quindi ben vengono anche certi richiami, e questo dovrebbe riguardare un po' anche gli addetti ai lavori, io penso, quelli addetti all'informazione ovviamente, non chi purtroppo che per professione deve occuparsi di queste cose. E quindi noi speriamo oggi, con l'ausilio di Massimo Centini e del suo libro, ma in generale, ecco, vuole essere anche la trasmissione, vuole dire anche sì, noi siamo tutti favorevoli ai libri, ai film, alle cose, fanno parte della vita, del resto la vita è fatta di cose, ha detto prima il nostro ospite, belle e brutte, però alle volte, ecco, non troviamo del bello dove non c'è. Poi se ne può scrivere, parlare, deve servire anche da insegnamento un libro del genere, anche da, diciamo, anche dalle cronache si possono trarre tante cose utili. Del resto, uno dei motivi del successo della letteratura gialla è proprio quello di essere andata molto avanti approfondendo tante cose che, o per finalmente quando c'è di mezzo poi ci si avvicina alla politica o a certi episodi di terrorismo eccetera eccetera, vengono un po' sempre mostrati con visione di parte, che non ci dovrebbero nemmeno essere nemmeno quelli. Quindi lo scopo anche dell'incontro di oggi era proprio quello di dare un richiamo a quella che è la realtà, che la realtà non è né bella né brutta, la realtà è fatta di tante cose che vanno anche interpretate, e magari tanta gente ha bisogno anche di essere incanalata, non semplicemente è facile dire teniamo la bocca chiusa, non mettiamoci le fasce al braccio, facciamo finta che nel mondo sia tutto bello. Tutto bello non può essere nel mondo. Facciamo in modo però che la gente distingua il bello dal brutto. Vabbè, Massimo Centini, una parola a te per chiudere e poi ci ultimiamo la questione. Io vi ringrazio, mi ha fatto molto piacere essere qui con voi. Io consiglio il libro a tutti quelli che vogliono saperne qualche cosa, percorrendo un po' quello che è stata la criminologia e come ha fatto ad arrivare ai metodi di oggi. Ma il libro non dà delle soluzioni, no?
mette soprattutto in evidenza dei metodi, delle evoluzioni, forse anche delle involuzioni in qualche caso, e credo e spero che questo è un po' il valore che deve avere un saggio di questo tipo, stimolare la volontà, il desiderio di approfondire un po' l'argomento. Ecco, che credo che il più grande successo di un libro sia quello che dopo averlo letto il lettore abbia voglia di continuare a conoscere l'argomento. Credo che sia, insomma, quella la sua funzione. Grazie di tutto e buon lavoro, e vi auguro un grande successo per questa vostra trasmissione, che sicuramente ha già successo del suo, ma consentitemi di augurargliene ancora di più. Grazie Massimo. Grazie Massimo, e grazie a chi ci ha ascoltato, e per noi l'appuntamento alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera a tutti.